Salve a tutti ragazzi e benvenuti nell'ottavo video di Planet Zoo. Finalmente torniamo alla nostra classica routine di recinti storti. Fatemi vedere. Sì, va bene, è abbastanza storto. È abbastanza storto e direi quasi di allargarlo ancora un attimino, salire. In questo episodio andremo qui, mi ritaglio un angolino abbastanza curvo che mi servirà successivamente. Riprendiamo da qua. Sì, riprendiamo pure da qua. Successivamente capirete l'idea che ho per questo nuovo recinto. Oggi andremo a fare gli ippopotami. Un bel ippopotamo pigmeo. Un po' bruttino il cucciolo, devo dire, in questa foto. Popolazione Natura 3000, poverini, sono abbastanza piccoli. È in pericolo, minacciato dal disboscamento e dal bracconaggio. L'habitat naturale è nel centro dell'Africa. I dati della specie non ci interessano, lo stato di ricerca lo sbloccheremo mano a mano. Mentre le dotazioni, tra specie nessuna, quindi vive da solo. Biomi marino e tropicale, 560 metri quadri, no, 540 metri quadri. Totali, noi abbiamo fatto parecchio a dire la verità. Un grado 3 di recinzione, noi abbiamo messo mattoni grado 5 perché mettere il legno davanti a un ippopotamo da mezza tonnellata non è che rassicuri abbastanza i nostri visitatori. Quindi direi di andare subito in terreno e nella deformazione del terreno vorrei provare a fare qualcosa di carino che forse abbiamo sbagliato, ora mi viene il dubbio. Abbiamo preso un ippopotamo pigmeo e un ippopotamo normale. Ecco, abbiamo sbagliato. Andando nella zoopedia, a noi ci danno entrambi gli ippopotami, ippopotamo e ippopotamo pigmeo. Ovviamente non possono vivere insieme, quindi facciamo subito che vendiamo il maschio, anche perché, allora questo va bene, dobbiamo mettergli un habitat, niente ippopotamo pigmeo, ma ippopotamo normale, giusto? Sì, ippopotamo normale, che mi piace già di più. Allora, come habitat dobbiamo dargli un rifugio al coperto. Essendo non piccolini proprio, magari sceglierei di darti un rifugio del genere, spostandoci magari qui, un po' lateralmente, come recinzione. Andiamo a chiuderti, giusto un pochino, per non creare troppo stress all'animale. Perfettamente, poi andiamo sempre in habitat, inseriamogli un bel giaciglio extra large. Ok, andiamo a togliere questo. Poi selezioniamo ancora il nostro ippopotamo, che è qua, perfetto. Le piante sono a posto. Il rifugio non so se gli basterà. Come copertura vorrei dargliela subito. Ho messo marino perché mi ricordavo e prateria, mentre continente Africa. Ok, andiamo a vedere cosa c'è di interessante. Magari una bella acacia qui centralmente, forse un po' ripetitiva, vorrei dire, ma direi che va bene. Li metterei un altro alberello lì abbastanza carino e uno un po' più in qua. Oh, panoramica, gli mancano delle dotazioni. Andiamo subito a inserirgli delle dotazioni gioco, ad esempio il palo per grattarsi che vogliono sempre, ho imparato anche quello. Due profumi di erba, una mangiatoia appesa per brucare che magari gli metterei qui in questo modo. Una mangiatoia grande, semplice. L'acqua non ne abbiamo bisogno.
Gli mettiamo un irrigatore, anche più di uno, magari un paio, anche tre irrigatori, giusto per farli giocare un pochino. Un gioco per mangiare e un birillo, no, però il birillo pupazzo di neve sinceramente a me non piace. Gli mettiamo un birillo qui, vediamo se le dotazioni sono perfette. Quindi direi che il nostro ippopotamo è a posto con se stesso. Potremmo mettergli magari l'odore di sangue all'ippopotamo, giusto per farlo arrabbiare un pochino. Dov'è? È qua? No, non lo vedo più. È ancora qua sotto in apnea che soffoca. Cosa stai facendo? Qualche cassetta per le donazioni. Un bel cartellone didattico. Anche qui un altro bel cartellone didattico, un altoparlante che magari metterei qui. Ok, metterei qua l'altoparlante. Gli mettiamo subito l'ippopotamo e volevo aumentarlo al massimo, ma nulla. Qui gli mettiamo. Ah, vedete, mi segna anche ippopotamo pigmeo, ma io l'ippopotamo pigmeo non lo ho. Quindi mettiamo l'ippopotamo su entrambe. Dobbiamo mettergli anche qualche cestino per il nostro bene, più che altro. E magari gli mettiamo anche qui una telecamera girata in questo senso. Andiamo in natura, togliamo tutto. E magari gli mettiamo qualcosa di carino, giusto per distrarre l'attenzione dei nostri visitatori. E magari creare veramente qualcosina di vivibile anche per il nostro staff che, poverino, è sempre un po' sfruttato. Dai, ok. Va bene, dai, proviamo a lasciarlo così, magari. No, pensavo fosse una palma piccolina, invece è uno schifo, davvero. Gli mettiamo una palma piccolina qui lateralmente. Magari metterla di qui, che invece mi rimane anche per il prossimo. Magari per il prossimo recinto ci serve, quindi perché no, portiamoci avanti noi. Torniamo in natura, andiamo ancora a decorare sempre con le stesse cose, ovvero queste, giusto per richiamare il tutto uguale, altrimenti non avrebbe molto senso. Rimettiamogli una piccola palma di banano anche qui lateralmente. E direi che sinceramente mi piace abbastanza, magari gli metterei un qualcosa di un po' più grosso qui dietro, forse queste sono un po' più carine e non troppo grosse. Perfetto. Un bambù forse stona con le palme. Penso di sì, ci penseremo più avanti. Qui da Ugazzov è tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo episodio!